Ragazzi, guardate questo pannello, più di 2 metri e largo più di 1 metro, cioè una vera belva, ragazzi. Questa è l'offerta della Manì del mese di maggio. Torno subito in postazione. Ed eccomi qua, ragazzi, parliamo subito dell'offerta della Manì. L'ultima volta mi avete visto con la camicia e la giacca perché ero in giro e alcuni di voi mi hanno detto: Gianni, quando fai queste offerte in giacca e cravatta stai benissimo, siete, però insomma, stavolta non mi ha preso in macchina perché ho dovuto fare un'urgenza, mi ha chiamato stamattina, quindi il tempo di preparare questo video. Ho fatto tutte le domande del caso, l'offerta questo mese riguarda pannelli e batterie. Molti di voi che hanno chiesto le IV dell'ultimo video che ho fatto, che erano in offerta, ebbene, era ovvio che finissero subito. Molti hanno chiamato e lei ha detto: guarda, arrivano verso fine maggio le CALB. Bene, mi chiama la Manì stamattina e dice: Gianni, sono arrivate, le abbiamo qui al magazzino di Milano, il che significa ordine, consegna a casa vostra, 3 giorni lavorativi. Questo è, ragazzi, eccezionale, senza aspettare dalla Germania, dalla Polonia, che ci mettono, dicono 7-8 giorni, poi invece sono 2 o 3 settimane. Ebbene, 3 giorni lavorativi sono a casa vostra. Queste sono le CALB. Ragazzi, ci sono 5 marche famose nel mondo cinesi, più una americana, che costa un botto. Queste sono le CALB, ufficialmente 280 ampere, come erano le IV. Invece, da test che la Manì fa sulle celle singole, risultano essere quasi 310 ampere. Tanto. Ebbene, una caratteristica delle CALB, ragazzi, sono i cicli. Queste sono 9.000 cicli, 9.000 cicli, cioè veramente andiamo a perdere il 20-30% sul totale. Dopo 20 anni abbiamo ancora batterie funzionanti, cioè ragazzi, è veramente tantissimo. Queste hanno un buonissimo prezzo, sono 310 ampere quasi, cioè è veramente doc. Ovviamente io che considero le batterie un investimento, perché con i soldi non so e non so dove andremo a finire. Però con questi prodotti che durano così tanti anni, cioè queste possiamo lasciarle, investiamo, le lasciamo inutilizzate lì, ogni tanto controlliamo le tensioni, cioè anni, anni, e poi iniziamo a utilizzarle. Quindi perdono veramente pochissimo. Non sono come purtroppo le piombo, che perdono il 5, 7, 10% al mese. Quindi invito tutti gli amici con le piombo di tenerle sempre sotto carica. Le piombo non vanno mai abbandonate, come si fa con le litio. Ok, ragazzi? Ebbene, CALB 310 A, 9.000 cicli, 0,5C. Cosa vuol dire? Lo voglio spiegare perché ogni tanto devo, anche se ci sono già dei video fatti, ma devo sempre un po' rispiegare per i nuovi iscritti al canale, quello che succede. Allora, con lo 0,5C cosa accade? Accade che noi andiamo a prelevare o a caricare 0,5C, cioè della capacità della batteria. Se abbiamo 16 celle di queste, da 310 A, abbiamo quasi 16 kWh, noi possiamo installare 8 kW di pannelli e possiamo assorbire con un inverter da 8 kW. Chiaramente non mettiamo un inverter da 12 per consumare 8 kW fissi, se no veramente è un'esagerazione. Teniamo presente che purtroppo questa cosa io ci sto lavorando, ma questi perni che tutti i produttori fanno da 6 mm, dico io, ma fateli da 8 mm, perché andare a tornire, ridurre le dimensioni quando invece abbiamo una superficie di alluminio ben più grande? Chiaramente questi miliardari cinesi che fanno queste batterie, quando sentono Gianni, non possono che dire: ma chi sei? Quindi rimaniamo con i nostri perni da 6 mm. Quindi colgo l'occasione per dire: attenzione a quando stringete. Non potete stringere troppo, se no spanate, come si dice in gergo. Ragazzi, credetemi, è bruttissimo quando un perno inox, tac, vi salta. Che facciamo? Dobbiamo andare a toglierlo, poi vediamo che è saldato, poi dobbiamo fare un foro più grande, cioè meglio abbandonare la batteria. E quindi a quanto chiudiamo? A circa 7-8 Nm. Questo è se volete usare la dinamometrica. Io non la uso perché oramai dopo 42 anni io ormai ho il gomito dinamometrico, per cui tac, a posto. Più che la dinamometrica vale la pulizia dei contatti, quindi lucidatura dei busbar, pulizia anche del contatto di alluminio sul quale si crea un velo di ossido. Questo ha un'importanza fondamentale quando facciamo il nostro pacco batteria.
L'offerta non riguarda solo le batterie, ma anche i pannelli che vedete dietro di me, grandi, belli. Qual è l'offerta, ragazzi? Ebbene, la Manima ha detto: Gianni, visto che abbiamo fatto i bancali da 31 e tante telefonate ricevo per sbancalarli, cioè per ridurre le quantità, ebbene, se vuoi dirlo ufficialmente, già che stai presentando le batterie, io ho risposto sì, meno male, ebbene, la Manì adesso apre anche i bancali, quindi se volete minimo 4 pannelli, quindi avete 2 kW e 2, VMP, quindi avete di più come VOC, attenzione, 2 kW e 2 con 4 pannelli, ne potete prendere 4, 6, 8, 10, 15, 20 o 31 il massimo, cioè un bancale, o multipli. In questo modo, ragazzi, tutti avremo la possibilità di acquistare anche delle quantità contenute invece che spendere una cifra, perché 31 pannelli di questi hanno un certo costo. Meno male che hanno fatto questa scelta a beneficio di tutti. Quindi niente, questo è un po' la sintesi che volevo rappresentare in questo video. È un'offerta senza camicia, mi dispiace perché un po' di eleganza nel canale non guasta mai, però questo è un ambiente tecnico, quindi si fa così. Batterie della Calb 9000 cichi, 310 ampere circa, pannelli da 550 watt della Manì. E qui adesso in sovraimpressione vedete tutte le varie misure, le varie potenze, eccetera. Ragazzi, cosa posso dirvi? Solamente buon impianto. Se è arrivato, io non spingo mai nessuno, lo sapete che questo è un canale di recensioni che devono valerne la pena. Ce n'è 11 di recensioni, non ce n'è 50. Io potrei farne una al giorno, 3 al giorno, perché ricevo offerte da chiunque. Delle batterie di queste celle ho ricevuto offerte da tutti quelli che conoscete, ma ho scelto la Manì perché è veramente molto, molto, ripeto, molto seria. Adesso vende anche i pannelli, quindi abbiamo toccato il massimo. Ragazzi, su questo canale le sorprese non finiscono mai. Avete visto anche la macchinina elettrica che sarà adesso tutta modificata. Lo sapete che qua dovete sempre operare in sicurezza, quindi attenzione ai calcoli che fate per non comprare pannelli sbagliati. Se usate gli Epever, ad esempio il 6420, andate con stringhe da 3 e fate respirare anche le pere, siete sui 150 volt massimi, ma quando lavorano scendono a 130, 120, che è la sicurezza. Poi vogliamo uscire un pelo, stare sotto un pelo, è vostra discrezione. Ma lo sapete che su questo canale sono sempre contrario a lavorare con tensioni che vanno sui 280, 360, 450 volt di pannelli comodi. Un'unica stringa, 10 di questi, 500 volt, ho preso un inverter da 700 volt con regolatore incorporato. Su questo canale non si fa. La scelta è sempre vostra, valetevi di esperti, di quant'altro, però ragazzi, la tensione continua così alta, poi con questi amperaggi, perché questi sono da 14 ampere, quindi quando avete fatto una stringa unica da 5 kW, 4 kW per 14 ampere di potenza, è tanto ragazzi, è troppo, e sulla corrente continua non mi piace. Detto questo, ragazzi, spero che possa esservi stato utile questo. Alcuni amici del canale mi hanno detto, perché avevo chiesto di un nome su queste offerte, mi hanno detto: Gianni, il classico last minute, bello, strasentito, però mi suona un po' di viaggi, viaggio last minute in aereo, prendi l'aereo e arrivi. No. Un altro in inglese, un altro amico del canale, mi ha detto: perché non lo chiami special offer? Sì, carino, alla fine. Non so, ripeto un po' i nomi su questo concetto italiano di offerte speciali. Spero di essere stato utile. Non spingo nessuno a comprare. Questa è l'offerta. Valutate voi se è il vostro momento per acquistare batterie o pannelli. Io, bene o male, prendo sempre, perché col soldo non so dove andremo a finire, ma queste che durano 20 anni e possono stare ferme anni, per me è un investimento a magazzino. Quindi poi amici, parenti, amici del canale che dico: Gianni, ho un'urgenza, ma ne dai 16, eccetera, c'è sempre un po' da riciclare. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio ancora una volta di aver visto questo, spero l'offerta sia utile per coloro che hanno deciso in questo momento di acquistare. Ci vediamo al prossimo video, e se è vostra facoltà e volontà e piacere, iscrivetevi a questo canale. Avete visto il video della macchinina che adesso prenderà piede lì, ragazzi? Tante novità piacevoli, le ho già anticipate in buona percentuale sul canale, e andremo ad alimentare la casa con quella macchinina da 15 kWh, anzi se monto questa avrò anche 16 kWh, poi andremo a viaggiare con 400 km di autonomia, cioè questa è una serie di video, e lo vedono anche
le visualizzazioni che ci sono state sono la testimonianza che è di grande interesse per voi. Chiaramente una macchina semplice, utilitaria, guardate sempre cosa dice della macchinina che avete, il libretto, dovete vedere le normative che seguono, caratteristiche di peso, caratteristiche di batteria, eccetera. Questa macchinina che sto realizzando permette quanto sto facendo sul canale. Però l'ho già detto tante volte, non discuto sul mio canale aspetti amministrativi, burocratici, legali, eccetera, se no dovrei aprire quattro canali paralleli, perché le leggi cambiano da regione a regione in funzione di tanti parametri, oltre a quelli nazionali, e poi c'è la paesaggistica, poi c'è il centro storico, poi c'è il vicino che gli dà fastidio alla turbina eolica. Queste sono attente valutazioni che dovete fare per stare voi nella legalità e quindi soddisfarvi con questo canale tecnico per imparare in primis, perché la cultura non ha confini. Secondo, per cercare di attuare progressivamente i piani e i progetti che avete, questa è la mia soddisfazione, cioè aiutare tutti voi a creare la propria corrente. E terzo, ditemelo voi nei commenti. Ciao a tutti e al prossimo video.